Benvenuti a tutti, questo è il canale ufficiale di Tech Games Italia e oggi finalmente iniziamo la prima rubrica delle news della settimana, ovvero tutte le notizie che abbiamo pubblicato durante la settimana appena trascorsa. Prima di cominciare ovviamente vi auguro una buona visione e se vi va lasciate un like o iscrivetevi al canale. Parliamo di Battlefield. EA ci ripensa e il prossimo capitolo avrà una campagna single player. EA infatti vuole assumere nuovi sviluppatori per realizzare una campagna single player per il prossimo Battlefield. Dopo numerose critiche ricevute per un tweet contro i giochi single player, EA fa finalmente un passo indietro. Tramite un annuncio di lavoro comunica la volontà di assumere nuovi sviluppatori da inserire in un nuovo studio a Seattle. Lo studio in questione dovrà occuparsi di creare storie ricche ed emozionanti con personaggi memorabili ed esperienze potenti nell'universo di Battlefield. Tra i posti lavorativi c'è una forte necessità di un design director per gestire la progettazione delle missioni, la narrazione, le meccaniche di gioco e i sistemi per creare un'esperienza con la massima qualità possibile. Tra le figure chiavi del nuovo studio c'è anche il co-creatore di Halo che ricoprirà il ruolo di game director. Al momento sappiamo che il nuovo capitolo di Battlefield dovrebbe essere nelle prime fasi di sviluppo. Finalmente dopo il flop di Battlefield 2042, EA sembra realmente intenzionata a portare un'esperienza single player per i prossimi capitoli della serie. Passiamo ora a Minecraft Legend. Il gioco di Mojang è stato annunciato lo scorso 12 giugno all'Xbox Bethesda Game Showcase sotto forma di un ibrido tra un action e uno strategico. Il gioco arriverà salvo imprevisti nel 2023 su Xbox, Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation e PC. Arrivano importanti novità per quanto riguarda Halo Infinite. Infatti 343 ha annunciato che a partire dall'11 fino al 22 di luglio la possibilità di testare la co-op, ovvero la cooperativa della campagna, con i propri amici. La funzionalità sarà accessibile per tutti coloro che hanno acquistato il gioco completo o che hanno un abbonamento Xbox Game Pass. Bisognerà comunque iscriversi al programma Halo Insider o Xbox Insider, mentre chi gioca tramite il client Steam su PC dovrà iscriversi entro il 5 di luglio. Oltre alla co-op è stata aggiunta la funzione Mission Replay, ovvero la possibilità di ricominciare tutte le missioni della campagna in qualsiasi momento. Questa funzionalità sarà accessibile attraverso la TAC Map. Concludiamo con God of War Ragnarok. Il gioco di Santa Monica è stato al centro di numerose indiscrezioni nel corso della settimana per via del mancato annuncio della data di lancio. Infatti un insider aveva spesso dichiarato che Sony avrebbe annunciato la data di lancio il 30 giugno, ma così non è stato, scatenando ovviamente numerosi malcontenti tra i fan. Tuttavia, però, di recente sono state scoperte due versioni del gioco attraverso le API del PlayStation Store. Una di queste contiene al suo interno una replica del martello di Thor su scala 1:1, mentre la Collector Edition conterrà diversi distintivi, una mappa del mondo di gioco insieme ad altri gadget. Ringrazio tutti coloro che sono rimasti a guardare fino alla fine e mi piacerebbe tanto sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana.